Raffaele Cutolo, capo indiscusso della nuova camorra organizzata, è morto una settimana fa. Attenzione, la sua storia non è solo una storia strettamente criminale, perché attraversa alcuni degli snodi più oscuri della Repubblica. Dall'assalto ai miliardi della ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia, al delitto Moro, al sequestro dell'assessore democristiano Ciro Cirillo, anche lui finito nelle mani delle Brigate Rosse, al caso Tortora. Questa sera raccontiamo tutto insieme a Roberto Saviano e ai due magistrati che hanno indagato Cutolo proprio per Moro e per Cirillo, Otello Lupacchini e Carlo Alemi. Poi la storia della camorra dove Cutolo vive da protagonista e il film di Marco Risi, Fort Apache, che racconta la vita e la morte di Giancarlo Siani, giornalista di 25 anni, ucciso proprio dai camorristi. La vignetta di Mauro Biani cosa dice questa sera? A un popolo pieno di miseria e senza diritti ho dato un'identità, criminale, ma identità. Si sentiva Robin Hood e stasera capiremo perché, fra pochi minuti. Lei come si definirebbe allora? Ma sono uno che combatte contro le ingiustizie. Io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo. Diciamo. C'è chi la considera anche un benefattore. Che cosa ha fatto per il suo prossimo? Io ho fatto tanto. Ho sempre regalato un sorriso a chi ne aveva bisogno. Si parla di contrapposizione tra lei e gli altri. No, i giornalisti dicono queste cose, scrivono, dicono. E i 200 morti in un anno e mezzo non è che sono scritti dai giornali? Terremoto. No, quelli morti ammazzati. Quelli morti ammazzati. Qualcuno c'ha l'abbonamento alle pompe funebri per fare i morti, no? Altro dei suoi pensieri. I miei fiori preferiti sono le orchidee, ma sovente amo mandare crisantemi. Ha fatto molte ordinazioni e per chi? Vedete, i crisantemi si devono mandare al momento giusto. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del Carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Vedete, io do la colpa per dire ai vari Cutolo, cominciando da me, ai capo delle camorre, i capo della mafia, i capo dell'andrangheta, è una brutta razza. Quindi la colpa non è di Dandagione che ci seguono comunque. Siamo noi i capi, che siamo cattivi, siamo fetendi proprio. Comunque. I grandi capi di mafia, i grandi boss non parlano. Pensate ai silenzi tombali di Riina e Provenzano. Ma Raffaele Cutolo ha sempre fatto eccezione a questa regola. Gli piaceva parlare. Ha sempre parlato per spiegare la sua filosofia criminale e anche per lanciare dei messaggi. Gli piaceva far sapere che aveva sempre un'idea. A volte era un'idea oscura, altre volte erano messaggi in codice perché chi doveva capire capisse. Ma per lui era importante che la gente sapesse che in testa aveva sempre qualche cosa. Gli piaceva, lo avete sentito, sentirsi una specie di Robin Hood, un eroe che combatte contro le ingiustizie di quello che definiva uno stato sgangherato. E nonostante il carcere, fino a un certo punto ha sempre guidato l'esercito di migliaia di camorristi che aveva riunito sotto la sigla NCO, la nuova camorra organizzata. Però
alla fine di quel regno non era rimasto praticamente nulla, se non un passato costruito su almeno 800 morti. E anche lui è morto, anche Raffaele Cutolo, una settimana fa, per una infezione polmonare nel carcere di Parma. Aveva 79 anni e pensate, ne aveva trascorsi ben 55 dietro le sbarre, da quando nel 1963 aveva ammazzato a colpi di pistola in una via del centro di Ottaviano un ragazzo. La sua città, Ottaviano, quella città dove qualche notte fa, nel buio, è stato sepolto senza gli onori dei suoi camorristi più fidati. Ma attenzione, perché la sua non è una storia strettamente solo criminale, perché incrocia alcuni degli snodi più oscuri della Repubblica. Dall'assalto ai miliardi della ricostruzione del post-terremoto dell'Irpinia, al delitto di Aldo Moro, al sequestro dell'assessore democristiano Ciro Cirillo, finito anche lui nelle mani delle Brigate Rosse, al caso Tortora, e coinvolge e risucchia la politica e i servizi segreti di quegli anni. Stasera proviamo a raccontarlo insieme a Roberto Saviano e a due magistrati, Otello Lupacchini e Carlo Alemi, che lo hanno indagato proprio per il caso Moro e il caso Cirillo, cominciando da un montaggio delle sue esternazioni più famose che aveva reso a Enzo Biagi, a Gio Marrazzo e al programma Mixer di Giovanni Minoli. Poi vedrete un documentario che racconta la storia della camorra, dove Cutolo vive da protagonista, e a seguire Fortapash, il film di Marco Risi che racconta la vita e la morte di Giancarlo Siani, giornalista di 25 anni ucciso nel 1985 sotto casa proprio dai camorristi. Ma cominciamo da lui, da Raffaele Cutolo, con le sue stesse parole. Queste prove di affetto che lei ha quando arriva in tribunale. Sì, ecco, questa è la mia gioia, che la gente mi ama. Si sente amato? Me lo dimostrano. Non è che mi sento soltanto, me lo dimostrano con fatti. Scusate, voglio che mala vita. Cantus, cosa sai, sta serenata. Lo Stato mi ha fatto crescere. Però voglio anche dire che io sono stato sempre contro a tanti politici, non sono stato mai d'accordo, sempre contro, anche se i politici avevano bisogno di Cutolo, non io di loro, mai ho avuto bisogno di loro. E ha combattuto da lui all'intrasata, per l'Auschwitz è distrutto. Signor Cutolo, chi è secondo lei un camorrista? Ma diciamo, è una scelta di vita, non è che il camorrista, perché è un'etichetta che si dà il camorrista, io non ho detto mai che c'era questa nuova camorra, comunque, per me è, diciamo che era un partito. Perché la NSO era un partito, come la DC, come il PSI. Mogaccia persa tutta guapparia. Caccia da me una rinta società. Scetate voi agliuno e mala vita. Si dice lei in Campania disponga di 3.000 uomini che farebbero di tutto per lei. Ciò significa che ho seminato il bene. Ecco, voi avete studiato, significa che ho seminato il bene, no? Nei processi risulta che i mafiosi pagarono 500 milioni per vedere la morte. Ma siete normali, sapete tutto, ma pagarono anche, lo so anche io, dai processi hanno pagato 500 più 500 per farmi ammazzare, no? Perché? Questo? Sono ancora io, dottore. Dottore, io sono stato il primo e l'ultimo camorrista. Primo e dopo è tutto mafia, comunque. L'hanno fatto venire anche della gente per farmi ammazzare a Napoli, però sono morti, io sono ancora vivo. Chiagnano sti guagliuno e malavita. Ventuno e 35, Roberto Saviano, prego. Eccoci, ciao Andrea. Tanto siamo distanziati, quindi possiamo parlare senza mascherina. Sì.
Beh, qui abbiamo fatto vedere, adesso faremo vedere altri estratti delle sue interviste. Personaggio, Cutolo, personaggio ogni tanto criptico, no? Però certamente dotato di carisma rispetto alla media dei camorristi, dei mafiosi che conosciamo. Come lo ricorderesti, lo racconteresti? Camorrista ideologo. È raro che i leader delle organizzazioni criminali italiane, ma direi in genere delle organizzazioni criminali mafiose, anche internazionali, decidano di fare della propria pratica un'ideologia. Cutolo furbescamente, decide da subito di fare della criminalità qualcosa in più di una pratica di furto, di estorsione, di spaccio, di tangente. Deve diventare un'idea. E lo fa in un momento in cui è un disperato, giovane, finito in carcere non per motivi criminali, di criminalità organizzata. Una scena qualsiasi lo porta in galera. Sostanzialmente schiaffeggia una ragazza. Interviene una persona a difendere questa donna e lui uccide questa terza persona. Questo ragazzo. E finisce in carcere. In carcere si rende conto che gli affiliati alle famiglie classiche camorriste sono soli. I boss in carcere ricevono il cibo migliore, sono difesi da avvocati migliori, gli affiliati no. Avvocati d'ufficio, il cibo che portano le famiglie. E lui inizia a teorizzare. La camorra, la vera camorra, è altro. Ma dietro c'era un piano. Il piano era costruire una struttura verticistica in grado di cacciare dalla campagna marsigliesi e siciliani che sfruttavano la frammentarietà delle famiglie napoletane per conquistare il territorio. E lui dice giustamente, facciamo noi, invece di appaltare, no? O di farci appaltare. Costruisce una struttura dove c'è un unico re, lui. Che chiama partito. Esatto, lui dirà sempre che la NCO è paragonabile al Partito Comunista, alla Democrazia Cristiana. La parola camorra non è usata dai camorristi in genere. Quindi anche in questo c'è della stravaganza. Sì. L'ultima intervista che abbiamo detto, lui dice sono il primo e ultimo camorrista. Il resto è mafia. Il resto è mafia. I camorristi non si definiscono camorristi. Appartenenti al sistema, onorata società, anche mafiosi. La parola mafia è usata dai giornalisti, è cosa nostra. Ma uguale per gli indranghetisti, sono parole che usano i giornalisti, i telegiornali, i giudici, tra loro non spendono quella parola. Perché Cutolo lo fa? Perché è mediatico. Quindi si sceglie la parola più comoda, che mette più paura. Quindi la prendiamo. Nuova camorra organizzata. I nemici, i suoi nemici, avevano deciso di chiamarsi Fratellanza Napoletana. Ma un giornalista, quando trova questo dettaglio, FN, ribalta e fa NF, Nuova Famiglia. Gli alleati contro Cutolo vedono questo nome, gli suona bene e accolgono. Quindi cambiano, si chiamano Nuova Famiglia. Quindi l'osmosi tra mediaticità e crimine è utilissimo per darsi un simbolo e un capitale di terrore, di paura. Tra l'altro lui è figlio di un contadino, di una lavandaia, sì. Cioè voglio dire nasce molto umile, figlio di una lavandaia. Sì. Però comincia a leggere, studia e capisce che può utilizzare questa cultura che si fa in carcere proprio per diventare quello che poi verrà definito professore, no? Sì. Cioè uno che ha la capacità di tenere testa sia ai giornalisti che ai giudici e certo. Quant'altro. Un intellettuale in qualche modo, anche se ogni volta che viene detto sembra che gli stiamo facendo un complimento, non per forza. Studiava Hobbes, Machiavelli, la Repubblica di Platone, il Vangelo. Insomma. I grandi classici che servivano a costruire un uomo di potere. La sua riflessione tipica era ragiona sempre, mai con l'emotività, sempre con la testa. Devi voler farti volere bene, ma devi anche farti temere. Insomma, principio classico. Oh, la nuova camorra organizzata diventa potentissima a un certo punto, no? E lui veramente gestisce un impero. Fine anni 80 la NCO è in assoluto probabilmente una delle organizzazioni più potenti d'Europa. Cosa Nostra Stati Uniti e Cosa Nostra Siciliana devono relazionarsi a lui, anzi lo prescelgono come un interlocutore importante. In Nuvoletta di Marano, in Campania, famiglia mafiosa di Cosa Nostra, quindi non camorrista, pur trovandosi in Campania. Che riceveva Riina spesso. Certo, Liggio.
in nuvoletta in una prima fase, poi diventeranno acerrimi nemici, in una prima fase devono assecondare il potere di Cutolo, ha un controllo totale, mette a stipendio tutti. Attenzione, dalla tredicesima agli affiliati. Gli affiliati che hanno figli disabili gli dà una pensione. Cerca di professionalizzare i figli degli affiliati, cioè li vuole medici, li vuole avvocati, costruisce tribunali locali, ossessionato per esempio dall'ammazzare pedofili e spesso uccideva persone probabilmente innocenti perché i suoi tribunali erano tribunali sommari ma veloci rispetto al tribunale ordinario istituzionale. La NCO interveniva persino sugli sfratti. Cioè, lui comprende che è una struttura che va a sostituire lo Stato, ma, attenzione, le mafie non sono l'antistato. Spesso ci viene detta questa cosa, no? L'antistato, no. Con Cutolo abbiamo la prova che le mafie sono parte dello Stato. Sono una parte che a volte entra in competizione, in antagonismo con lo Stato, altre volte invece in piena alleanza. Cutolo lo sapeva? E infatti la sua storia dimostra che è stato in molti momenti un uomo vicino alle istituzioni, incredibile. E proprio a questo, diciamo, a questo punto adesso arriviamo, perché ci sono quattro passaggi che lo raccontano e quattro passaggi che raccontano questo incrocio. Il primo riguarda il terremoto, la ricostruzione, quindi quella enorme quantità di miliardi al cambio attuale, 55 più o meno miliardi sì. di euro, impiegati per ricostruire le zone dell'Irpinia, tutte le zone danneggiate. Poi il caso Moro, il caso Cirillo e il caso Tortora. Cominciamo dal terremoto, ma vediamo che cosa è stato il terremoto del 1980. Forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Domenica 23 novembre 1980. Due micidiali scosse di terremoto devastano l'Irpinia e la Basilicata. Le vittime sono 3.000, 300.000 gli sfollati e 687 i comuni colpiti, molti dei quali rasi al suolo. La macchina dei soccorsi si muove a fatica, nonostante lo stimolo dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Non le faccio le parole, saranno i fatti che contano, ha ragione. In prima battuta lo Stato stanzia per la ricostruzione oltre 8.000 miliardi di lire, una somma gigantesca destinata a moltiplicarsi negli anni e nei decenni successivi, su cui la criminalità organizzata mette subito le mani. Nel corso delle indagini verranno arrestate 384 persone tra politici, amministratori, imprenditori, boss e affiliati alla Camorra. 28 i clan coinvolti, tra cui la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia dei Nuvoletta e Bardellino. Chi ha provato a opporsi alle infiltrazioni mafiose o a raccontarle è stato eliminato, come il sindaco di Pagani, Marcello Torre, ucciso dai cutoliani nel dicembre 1980, appena poche settimane dopo il sisma, o il giornalista Giancarlo Siani, assassinato nel 1985. Non sono soltanto Torre e Siani le vittime, diciamo, di queste esecuzioni che Cutolo decide perché si mettono di traverso, no? Sugli appetiti della nuova Camorra, ce ne sono altri. Cutolo è stato in realtà un sanguinario, anche se dava di sé un'immagine di boss diplomatico. Pasquale Cappuccio viene ammazzato nel 78, Mimmo Beneventano viene ammazzato. Che erano consiglieri dopo. Comunali. Uno socialista, l'altro comunista, ammazzati in grande barbare e violenza, Mimmo Beneventano davanti alla madre. I killer aspettano sapendo che lui andava al mattino, era un medico, prima di andare in ospedale a salutare la madre sotto il balcone, aspettano lì e lo ammazzano. Di Ottaviano, quindi ammazza con paesani. Il messaggio che lui voleva dare è: nel mio paese nessuno può osare. Cerca di ammazzare anche un magistrato, Gagliardi, che aveva capito il giro dei miliardi. Bisogna comprendere, 50 miliardi di euro di oggi arrivano. Un quarto del recovery fund. Esatto. Lucania, Campania, anche Napoli fu in realtà colpita dal terremoto, quindi non solo l'Irpinia. Cosa comprende la Camorra? Questi soldi serviranno alle imprese e alla politica. Glieli daremo noi. Cioè, mediamo
Noi li prendiamo e noi li possiamo restituire, perché loro direttamente non li possono rubare. Quindi loro comprendono di essere diventati non solo quelli che prendono una percentuale per far fare i lavori, ma che possono restituire quel denaro. E sì, gestire il tesoro. È lì il punto. Torre viene ammazzato perché impone alla sua giunta attenzione agli appalti. Bastava questo. Con coraggio dire le cose qui si fanno trasparenti e pagavi con la vita. Certo. Senti, facciamo un passo indietro, perché il terremoto è dell'80, ma nel 78 viene sequestrato Aldo Moro. 16 marzo 1978, via Fani. Vediamo che cosa successe quel giorno e che cosa fu il caso Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. 16 marzo 1978, un nucleo armato delle Brigate Rosse rapisce il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Via Stresa, sono le 10:10, siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Nell'assalto in via Fani restano uccisi i due carabinieri di scorta, Oreste Leonardi e Domenico Ricci, e i tre poliziotti sulla seconda auto, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Secondo la ricostruzione ufficiale, 30 minuti dopo la sparatoria, Moro viene rinchiuso in una stanza insonorizzata costruita all'interno di un appartamento di via Montalcini, dove trascorrerà 55 giorni di prigionia, gli ultimi della sua vita. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Il corpo crivellato da 11 colpi sarà fatto ritrovare il 9 maggio 1978 nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Sul caso Moro vengono celebrati 5 processi e sono istituite 5 commissioni parlamentari d'inchiesta. L'ultima si conclude il 6 dicembre 2017 e viene definita non esaustiva. Nel frattempo, durante le indagini riguardanti la criminalità organizzata, i magistrati romani vengono a conoscenza di nuovi particolari sul sequestro. Il boss della camorra, Raffaele Cutolo, dichiara di aver saputo in quei giorni da uomini della banda della Magliana dove era tenuto segregato Moro e di essere stato in grado di liberarlo. Un ordine proveniente da ambienti politici della DC avrebbe fermato il suo tentativo. E prima adesso di parlare di che cosa lega Cutolo al caso Moro, sentiamo cosa ha detto lui a proposito del caso Moro, le sue parole. Per salvare Moro, lo sapete bene che sono venuto da me, potevo salvarla senza fare il megalomano, potevo salvarlo perché uno dei capi della banda della Magliana, un certo Nicolino Selis, qui è la Magliana e qui c'era via Montalcini. Non volendo aver saputo Moro dove stava, dice Raffaele, ti interessa salvare Moro? Ho detto fammi domandare, ho chiesto a un avvocato, ha domandato a Roma, non mi hanno voluto incontrare. Quando l'hanno saputo dei politici di fama nazionale, hanno mandato a Enzo Casillo, un mio carissimo amico che è stato fedele fino alla morte, questo Enzo Casillo, cosa strana, è morto con il tesserino dei servizi segreti, vicino ai servizi segreti a Roma. E non diciamo solo i servizi segreti, sempre deviati, i servizi segreti comunque, no? Che diciamo sempre deviate, comunque i servizi segreti italiani comunque. Quindi potevo salvare Moro non volendo, comunque mi hanno mandato a dire fatevi i fatti vostri, proprio stavano preoccupati che io salvavo Moro. Allora devo dire che io se avessi salvato Moro, questo certo potere che mi fa stare tuttora totalmente isolato, senza farmi nemmeno farmi fare i colloqui con mia moglie, che è la cosa più cara che ho, mi avrebbe fatto imbiccare in una pubblica piazza questo certo potere. Non l'hanno voluto salvare, amore. Ma non mi va nemmeno più di parlarne. Io ho detto tutto al giudice Lupacchini di Roma. Bel buco nero questo, eh? Allora, lui viene a sapere da Nicolino Selis, che non è un suo amico, è, diciamo, il suo uomo fidato all'interno della banda della Magliana, che qualcuno della banda ha scoperto dove Moro viene tenuto prigioniero. E a quel punto lui dice io posso anche liberarlo, riferendosi agli ambienti della Democrazia Cristiana locale, cioè Campana. Poi tutto si ferma. Passaggio terribile questo, perché
Innanzitutto ci mostra i rapporti di potere. Un uomo della banda della Magliana, il suo ambasciatore, chiede a Cutolo, quindi non va direttamente alla banda della Magliana, a negoziare per liberare Moro. Questo dimostra chi comanda a Roma. Le mafie storiche comandano ancora oggi a Roma. Non è un caso che si chiamano banda della Magliana e non clan. Certo. Cutolo può intervenire, la politica lo blocca, probabilmente perché era utile che Moro rimanesse lì. Ma attenzione, questo, la domanda... scusami, lo teorizzò l'inviato di Jimmy Carter nel comitato di sicurezza istituito da Francesco Cossiga, il quale rimase 3 settimane, poi se ne andò dicendo: Aldo Moro è più utile alla causa della democrazia da morto piuttosto che da vivo. Cutolo allude a questo, cioè allude alla necessità di tenerlo lì, di non far intervenire la NCO. Ma, e questo ci serve per comprendere poi la vicenda Cirillo, certo, la criminalità organizzata può sempre incidere perché controlla le carceri. I terroristi, diciamo, i militanti di estrema sinistra, dei gruppi armati, erano in carcere. Avere contro le organizzazioni criminali significava non vivere più. È lì il punto, è su questo versante, cioè le carceri, che le organizzazioni criminali potevano pressare su le Brigate Rosse in quel caso, ma su qualsiasi altra organizzazione, perché il carcere era controllato dalle organizzazioni. Al punto tale, lo ricordo così velocemente, il giorno del sisma, dell'Irpinia, il carcere di Poggioreale trema. Come succede sempre, quando c'è un sisma, in automatico si aprono le celle. Vengono quindi aperte le celle, c'è paura, cadono calcinacci. Cutolo dà l'ordine di uccidere i rivali, mentre sta accadendo il terremoto, la freddezza di sfruttare persino un momento quel di momento. Paura per ammazzare in carcere. Ecco, questo significa controllare. In questo caso, Cutolo credo che stia dicendo il vero. Cioè, gli hanno impedito di agire, cosa che non succede invece. Cioè, questo blocco, diciamo, questa necessità di tenerlo fermo non accade col sequestro Cirillo. Oh, ed è interessantissimo, oltre al fatto che lui dice, non, perché parliamo di servizi segreti deviati? Sono i servizi segreti e questa, diciamo, questa parentesi che riguarda il rapporto Cutolo-Caso Moro è l'antipasto di quella che a tutti gli effetti poi sembra la prima vera trattativa Stato-mafia che avviene col caso Cirillo. Rimosso, dimenticato, e infatti invece noi adesso vi facciamo vedere che cosa fu il caso Cirillo. Il 27 aprile 1981 la colonna napoletana delle Brigate Rosse rapisce l'assessore regionale Ciro Cirillo, uccidendo l'agente di scorta Luigi Carbone e l'autista Mario Cancello. L'esponente democristiana è l'uomo che ha in mano i finanziamenti per la ricostruzione del post-terremoto in Irpinia. Il sequestro è subito al centro di polemiche perché viene gestito in maniera diversa dal precedente, ancora molto vicino, quello di Aldo Moro. Iniziano infatti trattative tra terroristi e uomini dei servizi segreti e a fare da mediatore viene coinvolto Raffaele Cutolo, detenuto nel carcere di Ascoli Piceno. Un'inchiesta successiva ai fatti, partita da un articolo di giornale, rivela che il boss riceve in cella la visita di uomini della Democrazia Cristiana che chiedono la sua collaborazione. Secondo questa ricostruzione, Cutolo mette in moto il suo vice Vincenzo Casillo e la potente rete di affiliati nelle carceri per entrare in contatto col capo brigatista Giovanni Senzani e ottenere il rilascio di Cirillo in cambio di armi, soldi e concessioni ai detenuti. Per sé e il suo clan, Cutolo ottiene aggiustamenti dei processi, perizie psichiatriche compiacenti e una fetta importante degli appalti miliardari della ricostruzione. Dopo 89 giorni di prigionia, nel luglio del 1981, Cirillo viene liberato e fatto ritrovare in un palazzo abbandonato nei pressi del carcere di Poggioreale. Mi hanno detto che io ero già condannato a morte perché il fatto stesso di appartenere all'organizzazione dello Stato democratico era una colpa. Ma le polemiche non si placano. Nel 1988 il giudice istruttore Carlo Alemi deposita una sentenza ordinanza che documenta i rapporti tra Cutolo e importanti politici del tempo, tra cui l'ex ministro Antonio Gava. Alemi viene accusato di diffamazione e abuso d'ufficio e il CSM apre un'indagine disciplinare. Il presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, sostiene che agisce al di fuori del circuito istituzionale.
Ma Alemi viene assolto da ogni accusa. A indagare su quegli intrecci sarà il Parlamento. Nel 1993 la Commissione Antimafia afferma quanto segue. La negoziazione tra Stato e Camorra, smentita nei primi tempi, oggi è riconosciuta senza infingimenti. E qui siamo ad un punto cruciale di una storia che è stata messa sotto il tappeto. Perché? Perché è la porta di accesso a quello che dicevamo prima. Le mafie non sono l'antistato. Succede che Cirillo ha in mano i segreti, che non possono solo finire nelle mani di Senzani, nelle Brigate Rosse Partito della Guerriglia, ma possono finire anche in mano ai magistrati. Hanno paura che da lì possa esserci un profluvio di informazioni. Sapeva come funzionavano gli appalti, come venivano suddivisi. Sapeva che appalto significava lavoro e lavoro significava voti. E per avere tutto, la Camorra doveva avere la sua parte. La Democrazia Cristiana, secondo questa ricostruzione, teme. Teme perché lo considera un uomo fragile, che può parlare troppo facilmente. E allora chiede a Cutolo. E Cutolo interverrà nelle prigioni. Infatti, quando tentennano all'inizio i brigatisti, lui fa accoltellare, fa aggredire Moretti, fa accoltellare dei militanti. Il messaggio è: diventa un inferno la vostra vita se non trovate accordo. Poi i brigatisti, tra l'altro, accetteranno meno soldi e meno armi. Lui se la prenderà anche molto, perché i patti erano chiari, dovete rispettare me, non dovete accontentarvi. Quindi c'è anche poi l'atteggiamento da re. La trattativa Stato-Camorra avviene per proteggere un sistema di tangenti, non semplicemente una vita, no, sembrerebbe quasi un gesto nobile. Certo. E tutte le figure che parteciperanno a questa trattativa moriranno, perché Vincenzo Casillo, un irona, Cutolo prima dice morirà con una tessera dei servizi segreti in tasca. È vero, perché per poter accedere alle carceri gli diedero questo tesserino dei servizi. Verrà fatto saltare in aria a Roma, in auto. Sì, una bomba piazzata dentro l'auto. La sua compagna, che farà una testimonianza importantissima, il giudice Alemi. Dopo ce l'abbiamo, il giudice Alemi, già lo vedo collegato che ci sta ascoltando. Dopo poco verrà appunto la Matarazzo, verrà uccisa. E tutti coloro che hanno partecipato a quella trattativa hanno fatto quella fine. Senzani teorizzò persino un'ideologia, il famoso proletariato extralegale, cioè la possibilità di arruolare nelle file della rivoluzione i criminali come leva della lotta di classe. Il delirio che portò poi all'omicidio a Maturo, ispettore coraggiosissimo, anche lui sulla pista dell'indagine della trattativa Stato-Camorra, che viene ucciso dalle Brigate Rosse, ma è chiaro che il riferimento di quell'omicidio è la Camorra cutoliana. Certo, certo. Io adesso vorrei portarvi dal caso Cirillo al caso Tortora, al grande scandalo giudiziario che costò a Enzo Tortora l'arresto e poi anche, diciamo, distrusse la sua carriera professionale, la sua esistenza. Perché sono legate queste cose? Ma dopo ce lo spieghi. Vediamo cosa fu il caso Tortora, altra storia dimenticata di questo paese. Il caso Tortora, lo scandalo Tortora, ha inizio nel 1983 quando un affiliato della nuova Camorra organizzata viene sequestrata un'agenda. Al suo interno i carabinieri trovano un nome e un numero di telefono. Il nome è Tortona, ma viene erroneamente attribuito al popolare giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, che alle 4 del mattino del 17 giugno viene arrestato dai carabinieri in una stanza dell'Hotel Plaza di Roma. L'operazione fa parte di un maxi blitz che passerà alla storia come il venerdì nero della Camorra, con 856 persone arrestate in 33 province italiane. Una svolta per la giustizia che dà la caccia ai camorristi, ma per Enzo Tortora è l'inizio di un vero e proprio calvario. Ad avvalorare le accuse contro di lui ci si mettono anche i falsi pentiti Pasquale Barra e Giovanni Pandico, insieme ad altri 17 ex affiliati alla Camorra che confermano la sua posizione all'interno della NCO di Raffaele Cutolo.
Tortora si dichiara da subito estraneo ai fatti e vittima di un errore giudiziario, ma l'Italia, come spesso è accaduto, si divide tra colpevolisti e innocentisti. A favore di Tortora si schierano i giornalisti Enzo Biagi e Indro Montanelli e il Partito Radicale di Marco Pannella. Nel 1985 Enzo Tortora viene condannato a 10 anni di reclusione, ma un anno dopo è assolto in appello con formula piena e il 13 giugno 1987 la Cassazione conferma il verdetto, che non basterà però a risarcirlo di 4 anni di sospetti, false accuse e gogna mediatica. Sentiamo cosa ha detto Cutolo a proposito del caso Tortora, sentiamo. Abbiamo il contributo? Cutolo su Tortora, sì, parte. Io l'ho conosciuto adesso a Piazza La Sinara, il signor Tortora, non è vero proprio niente. L'hanno preso di me, io posso so anche il perché e come. Ma lo stesso Tortora non l'ha capito tutto. E né i suoi avvocati, me lo dica lei, tutta quella manovra che c'è sotto, che non va a parlare di altro, che mi sta Tortora in mezzo. Che poi Tortora è un uomo che dà la sentenza, in sostanza. Dava fastidio. Come giornalista, vorrei ricordarlo come giornalista. Perché sostiene che Enzo Tortora è innocente? Non è che lo sostenga, è innocente. Se io ero il capo della NCO, più di me chi lo sa comunque. Ma non lo dico, e lo potrei dire, adesso è morto, potrei dire Enzo Tortora era colpevole. No, è innocente, e mi dispiace che parlano ancora di Enzo Tortora per far soffrire la figlia. Comunque. Era totalmente estraneo Enzo Tortora. Però non dovete guardare, quella è una pagina sporca della Procura di Napoli, quell'arresto della NCO, quella retà, l'hanno fatto soltanto per occultare il processo Cirillo. E questo è il punto. E questo è il punto. Cioè? Immaginati. Tutta l'attenzione su un punto nevralgico. Lo Stato si è seduto dinanzi a un boss per trattare. Le risorse di inchiesta sono tutte in quella direzione, anche le risorse giornalistiche. Come puoi togliere la luce da quell'angolo? Prendi la persona con più share in assoluto, share numero. Sì, sì. La persona che tutta Italia vede a cena, il 60 di chef, cioè Portobello, cifre, decine di milioni di ascolto. Sì. Prendi quella persona e dici alla doppia vita, non è la persona per bene, con un eloquio controllato, elegante, è un camorrista, ad honorem si inventano anche queste idiozie. Sì. Sono stati i magistrati a complottare? Probabilmente no, lì c'è stata solo la colpa di assecondare cosa? Quello che Pandico all'inizio, il pentito, intuisce, perché nessuno di loro fa subito il nome di Tortora. Quando questo magistrato Tortona legge Tortora, i pentiti, d'altronde sono abili in questo, capiscono e assecondano, capiscono che c'è un interesse del magistrato su quel cognome. E siccome Tortora ha il padre campano, Acerrano, iniziano a chiamarlo compare, il nostro compare, capiscono che la magistratura è attenta, vuole un nome di peso. E siccome poi si parlavano tra di loro, iniziano a sostenersi l'uno con l'altro. Tortora userà sempre la parola processo demenziale, perché non c'era niente. Non un'indagine sui suoi conti, non un'indagine sui suoi capelli, perché prendendo il bulbo puoi comprendere se hai consumato o no droga. Gli fecero pressione, glielo chiesero. Dichiari che lei è solo un consumatore. E ne esce. E lui tenne. Questa vicenda adesso venne, ma 4 anni fu un inferno, micidiali. Ma lo sono, poi con la società civile che iniziava a dire arrestato con 2 mulatte nel letto, sì. I soldi, quelli è l'invidia. Io ricordo, arrestato, aveva della crusca, qualcosa che insomma scambiarono, ma forse questa è una sostanza stupefacente, cioè ne dissero di tutti i colori. Sì, i soldi dell'Irpinia che lui aveva raccolto per il terremoto, li ha rubati, iniziarono a millantare, tutte cause che tra l'altro poi ha vinto. Cioè lì c'è poi l'invidia che si sposa al progetto, cioè, metà paese non sopportava il suo successo, non era un giornalista comunista, era un liberale, quindi ci fu tutto un pezzo di mondo che iniziava a sospettare perché che non apparteneva a quel mondo. Era, si tenne un po', diciamo, difese, ai margini. Non lo difese. Certo. E in tutto questo accade la cosa peggiore, cioè dopo quel processo l'attenzione sulla Camorra sparisce. Perché l'opinione pubblica inizia a considerare queste inchieste non più valide, tutto molto scivoloso, pagliaccesco, e quindi cala l'ombra sulle storie di Camorra.
Adesso io do la pubblicità, tu rimani qui perché continuiamo. Pochissimi minuti e torniamo con la storia di Raffaele Cutolo. Roberto Saviano, da un certo punto in poi Raffaele Cutolo, diciamo, viene dimenticato. Lui continua a costruire il suo personale monumento, no? come capo della nuova camorra organizzata, ma la geografia della camorra cambia radicalmente. Perché bisogna continuare a raccontarlo e che cosa è cambiato, cioè che cosa è diventata la camorra oggi? Cutolo perde perché viene sconfitto dai suoi rivali, la nuova famiglia, perché la politica, nel momento in cui lui ha il massimo potere e quindi negozia con lo Stato, decide di appoggiare i suoi rivali, proprio perché teme che lui possa svelare qualcosa. Allora, innanzitutto l'eredità di questa storia è le carceri. Lui ucciderà anche un vice direttore di un carcere, Giuseppe Salvia, perché non era possibile perquisire di ritorno da un processo. Questa è storia tremenda. E quindi le guardie non se la sentono di perquisirlo. Arriva Salvia direttamente, lo perquisisce lui. E lo farà uccidere Cutolo. Lui si gira e gli dà uno schiaffo, mi pare. Prima gli dà uno schiaffo. Poi, giorni successivi, i più fidati uomini di Cutolo lo ammazzeranno. Un carcere punitivo è un carcere che finisce in mano alle organizzazioni criminali. Quando ascoltiamo, ma come, dobbiamo investire nelle carceri, dobbiamo recuperare persone che invece dobbiamo punire, stiamo facendo un regalo alle mafie. Più il carcere è duro, più il carcere non recupera, più loro comandano. La camorra oggi viene raccontata... Possiamo dire che è polverizzata, no? Cioè non ha più quelle strutture che c'erano. Non ha questa struttura, quella, sì. Anzi, dinamica, federale, trova accordi di volta in volta sui grandi affari, ma che è anche la struttura andranghetista. Sì. L'errore è, però... Forse la quella andranghetista è più, diciamo, più strutturata. Fluida, ma non abbiamo la piramide come in Cosa Nostra. Mm. La vittoria, diciamo, di queste organizzazioni vincenti rispetto alle strutture del passato è proprio questa capacità di unirsi e slegarsi, di essere fluide e trovare un punto di contatto sui grandi affari. Ma non è che puoi decapitare il capo e quindi tutta l'organizzazione va giù. Riina è morto capo di Cosa Nostra. Certo. Non esiste il capo dell'Andrangheta o il capo della Camorra. L'errore però è pensare con nostalgia a queste organizzazioni in qualche modo rispettavano i valori, rispettavano le donne, idiozie. Sì, non c'era un'etica. Assolutamente non è mai esistita un'etica. Avevano una propaganda del cosiddetto onore, parola che ci hanno saccheggiato. Raccontare questa storia però significa conoscere esattamente ciò che ha partorito il presente. La NCO, la nuova famiglia, quegli anni hanno generato oggi un certo tipo di impresa, ha generato oggi miseria, lavoro nero, evasione scolastica, una politica... Uomini considerati vicini a Cutolo hanno governato la Campania, la provincia campana, fino a pochi anni fa. Figuriamoci adesso con la pandemia, voglio dire, adesso sono... le mafie stanno comprando tutto ciò che sta fallendo. Ciò che non sta facendo, diciamo, il danaro pulito, fa il danaro sporco. Quindi questa non è una storia passata, semplicemente questo è l'antefatto di quello che stiamo vivendo oggi. Saviano, io ti ringrazio, Roberto. Grazie a voi. Insomma, noi continuiamo a fare esattamente questo lavoro, raccontare il passato per capire il presente. Resistete. Grazie Roberto. Ciao Andrea. Ciao. Grazie. Ciao. E adesso facciamo due passi indietro, uno alla volta però, ascoltando i due magistrati che hanno indagato sul caso Moro riferito all'intervento di Raffaele Cutolo e poi il caso Cirillo in ordine temporale. Procuratore Otello Lupacchini, prego. Anche lei si può sedere tranquillamente lì perché siamo distanziati. Senta, lei ha fatto una quantità di inchieste, ma le rimane come una specie di distintivo quella sulla banda della Magliana, perché è riuscito a portare dopo decenni alla sbarra tutti quelli
che erano rimasti vivi? Sì, ma la banda della Magliana, che ne pensi, chi si annoia a sentirne parlare? No, non mi pare che si annoino, ancora una sua le garantisco leggenda. Che c'è qualcuno che si annoia, ma si annoia perché? Perché probabilmente non ha capito che la banda della Magliana non è un'entità metafisica creata dalla fervida fantasia di Lupacchini e sceneggiata attraverso i vari romanzi che si sono susseguiti, fiction e quant'altro. La banda della Magliana è un momento di snodo di un prodotto di laboratorio che si crea al fine di consentire tutta una serie di operazioni, di rapporti e di relazioni che vengono ad istituirsi tra soggetti, lo dico tra virgolette, istituzionali e soggetti malavitosi. Posso sintetizzare? Oggi si direbbe era un service, ovvero io ho un problema. Ho un problema con la banca di Sindona, di Calvi, chiamo la banda della Magliana perché mi deve far fuori qualcuno. Ho un problema con Emanuele Orlandi, mi rivolgo alla banda della Magliana che, diciamo, regna su Roma. Adesso non voglio entrare in questi casi perché dobbiamo parlare di Cutolo. Ma per parlare di Cutolo dobbiamo chiarire bene i rapporti che istituisce Cutolo con la banda della Magliana. Attraverso quel Nicolino Selis. Attraverso quel Nicolino Selis, ma soprattutto attraverso un personaggio che non compare, almeno all'apparenza nel caso Moro, ma poi comparirà nel caso Cirillo, ma che è intimo amico dell'avvocato Francesco Gangemi, che è Adalberto Titta e quindi ci riporta al noto servizio. Quindi è qualcosa che si inserisce in un mondo di rapporti molto più complesso e articolato e che, oltre a svolgere attività di malavita, funzionali naturalmente all'arricchimento personale, ma ad acquisire il controllo del territorio, è anche lo strumento attraverso il quale qualcuno, che non è chiaramente un membro della banda della Magliana, riesce ad effettuare delle operazioni per le quali non sarebbe opportuno che ci andasse un soggetto istituzionale a farle. Se devo far saltare un treno, non ci mando il colonnello del servizio, ci mando qualcuno che me lo possa far saltare tranquillamente, senza bisogno di compromettermi in via diretta. Veniamo a Moro e a Cutolo. Esatto. Lei l'ha interrogato, Cutolo? Certo, me l'ho interrogato. Sono stato il primo a parlare con Cutolo di Moro. E nel servizio che avete mandato precedentemente, lui a Carinola, un paio di settimane dopo che io l'avevo interrogato, ha sentito l'esigenza di dire che ne aveva già parlato. Ora, se si confrontano l'interrogatorio che rese a me e non voleva renderlo, e anche questo crea dei problemi, e gli interrogatori fatti dalla Commissione Antimafia nel 2017 e dalla Procura di Roma subito dopo l'interrogatorio reso alla Commissione e dalla Commissione Moro, ci si accorge che Cutolo tergiversa a seconda, mi sia consentito dirlo, molto furbo, mi sia consentito dirlo tra virgolette, a seconda l'ignoranza di chi lo interroga. Senta, mi dica, scusi se la interrompo, mi dica che cosa le disse e che convinzione si è fatta soprattutto lei rispetto a questa possibilità di liberare Moro e di aver individuato la sua prigione. Certo, lui mi disse innanzitutto che non voleva parlarmi. Questo pone un problema sull'efficienza e l'efficacia del 41 bis. Non voleva parlare del carcere duro, che allora era molto più duro di quanto non lo sia oggi.
E lui veniva dalla Sinara, quindi da una serie di esperienze. Non mi voleva parlare perché un suo associato, che poi dichiarò essere stato Corrado Iacolare, gli aveva inviato una lettera con la quale gli raccomandava di non parlare con me perché sarebbe stata una gara dura ed io ero un fetentone. Quindi era meglio che non aprisse discorsi. Però poi alla fine parla. Alla fine parla perché? Perché siccome il carcere duro fiacca tutti, quando io ripresi le mie carte e me ne stavo andando, lui chiese se potevo restare a fargli un po' di compagnia, che voleva parlarmi dei suoi studi filosofici e delle sue poesie. E tirò fuori uno scatolone pieno delle poesie che stava scrivendo. Erano le 10 di mattina, alle 12, alle 11 e mezzo di sera uscì dal carcere con 18 pagine di verbale. Che cosa c'era? Che cosa diceva? Esatto, questo che cosa voglio sapere. Anche io sono duro, eh? Lo so che lei è duro, ma io sono più duro di va lei. Bene. Disse questo. Francesco Gangemi, suo avvocato ed anche suo padrino di nozze, sì, mentre lui si trovava latitante ad Albanella, dopo essere evaso fuggito dall'ospedale psichiatrico, andò ad Albanella e gli chiese, a nome di quelli che erano i suoi referenti romani, addirittura adducendo di aver avuto un rapporto di conoscenza diretta con Moro e quindi di essere mosso da questo più che dalle sollecitazioni. Stiamo parlando di referenti politici? Naturalmente. Okay. Referenti politici, e lui aveva, non erano tanto i referenti politici ad averlo convinto a formulare questa richiesta, sì, quanto piuttosto il rapporto che aveva avuto con Moro, che non so di quale tipo fosse, perché non si è mai saputo. Lui mette in moto Nicolino Selis. A quel punto lui chiama Nicolino Selis, sì, che era persona che voleva infiltrare e fargli assumere la funzione di capo nella banda. All'interno della banda. Chiaramente la banda non aveva nessun interesse a mettersi in testa un tanto capo. Che poi lo ammazzeranno, quindi. Lo ammazzeranno dopo per altri motivi. Va bene. In ogni caso, chiama Nicolino Selis e Nicolino Selis attiva le sue conoscenze su Roma, quindi la banda della Magliana. Tra l'altro, secondo le dichiarazioni di allora di Cutolo, che poi col tempo modifica nel senso di dire abbiamo scherzato, vanno da Bastianelli per un incontro dove è presente Bastianelli a Fiumicino, ristorante sì, dove è presente Giuseppucci, altro, insomma, voglio altro dire, fondatore, elemento di spicco, fondatore della banda della Magliana, criminalità organizzata romana, sì, che prenderà poi il nome, sì, di sì, banda della Magliana, e lì in sostanza si sente rispondere: se c'è Selis è sufficiente che se ne occupi lui, se noi sapremo qualcosa ce ne occuperemo. Scoprono via Montalcini? Scoprono via Montalcini, e questo risulta da una serie di elementi. Sì. Intanto in via Montalcini il Selis trascorreva parte della sua latitanza presso una donna, sì, del luogo. In secondo luogo, via Montalcini si trova all'interno del comprensorio nel quale risiedevano molti personaggi della banda della Magliana. No, aspetti, perché questo è un punto, cioè, l'abbiamo detto così, ma insomma, gli uomini della banda della Magliana individuano la prigione del popolo, esatto, dove Aldo Moro, dove Aldo Moro è trattenuto dalle Brigate Rosse. Ovviamente a questo punto il Cutolo, per sua stessa ammissione reiterata nel tempo, sì, cerca un contatto con Cossiga. Nelle dichiarazioni che fa a me dice: questo contatto non mi è stato consentito, non mi è stato concesso. Si dice perché Cossiga non voleva parlare con un latitante. No, questo lo dice dopo. Beh, io questo e no, è importante, è importante la scansione temporale, sì, perché nelle più recenti dichiarazioni dice: non voglio parlare con un latitante, eccetera. All'epoca si rifiuta. Ma perché si rifiuta? Bisogna contestualizzare le date.
Ad un certo punto dalla prigione di Moro esce una lettera, l'unica autografa di tutte quelle che girarono, quindi non in fotocopia, sì, o in ciclostile, una lettera nella quale Aldo Moro parla di una operazione di carattere umanitario alla quale ha partecipato il ministro, adesso mi ricordo, comunque aveva partecipato un ministro. Sì. A questo punto gli americani, che non avevano partecipato al comitato di crisi istituito da Cossiga, sì, inviano in Italia Joseph Pszczenik, sì, il polacco del consigliere per la sicurezza nazionale, Jimmy Carter, il presidente Carter. Esatto, inviano. Il quale praticamente tutto. Opera per stoppare tutte le operazioni che possano liberare di liberazione. Ora, cosa racconta Cutolo? Sì. Che ad un certo punto, dopo che aveva messo in piedi questo ambaradam, che la prigione era stata rinvenuta, che sostanzialmente tutto ormai poteva avviarsi verso un'operazione di liberazione di Moro, viene stoppato. E a stopparlo sono in due. Da una parte Francesco Cangemi, l'avvocato di il Cutolo, quale, secondo Cutolo, piangendo, gli dice non se ne fa più nulla, sì, ma soprattutto Vincenzo Casillo, che era il suo luogotenente, il suo vice a tutti gli effetti, che è quello che poi verrà ucciso, che è quello che poi salterà per aria, sì, con la bomba. E anche Casillo gli dice basta, lascia perdere, perché da Roma soggetti importanti hanno detto che devi farti i fatti tuoi. E lì si ferma tutto. Per quanto riguarda Cutolo. Sì. Ma contemporaneamente non era solo Cutolo interessato alla ricerca di Moro. Di Moro. Altre fette di malavita erano state interessate. Da una parte Stefano Bontade, che per questo entra in conflitto con Pippo Calò, padrino di Cosa Nostra, che per questo entra in conflitto con Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra, io do i titoli, luogotenente a Roma, sì, delle famiglie palermitane, e soprattutto c'è questo intervento pesante in cui dice no, fermati Stefano, perché tu non conosci la situazione romana, quindi non sai che le cose stanno così. Lo stesso blocco lo subisce Turatello, che si era mosso su della malavita milanese. Sì, ma era legatissimo a Frank Tredita Coppola, certo, che era il padrino che abitava a Lavinio. Sì, stava alla periferia di Roma. Stava alla periferia di Roma. Frank Tredita. Commerciava in cocomeri. Sì. Frank Tredita. Sì. E anche lui viene fermato. Dietro a tutti questi c'è Formisano, che è un onorevole parlamentare del Movimento Sociale alla Regione, sì, che poi sarà implicato anche nel falso attentato a Craxi successivamente. Vabbè, insomma, si muove questo mondo composito. Si muove tutto un mondo che blocca, certo, e lì c'è l'unico documento ufficiale che si conosca del Comitato di Crisi, quello in cui Pszczenik, sì, dice ciò che sa da fare per impedire che Moro venga liberato, perché è più utile. Quello che dicevo prima, che è più alla sopravvivenza della democrazia, esatto, morto della democrazia piuttosto che Moro vivo. Moro è più utile morto che vivo. La devo fermare. Perché? Perché ha raccontato benissimo tutto questa parentesi, per me ancora oscura. Perché no, non comunque abbiamo parlato dell'individuo più importante. E cioè? Adalberto Titta, che è il, sì, nuovo servizio. Che è l'uomo dei servizi. Che è l'uomo dei servizi, che è presente in spirito nella sollecitazione che viene fatta a Cutolo, ed è presente in carne tra quelli che andranno a visitare Cutolo per la vicenda di Cirillo. Di Cirillo. Che però adesso andremo a discutere con il presidente Carlo Alemi. Grazie, procuratore. No, non ci possiamo salutare, facciamo così. Grazie. Grazie davvero. Di nulla. E allora, abbiamo parlato di questo, per me ancora, buco nero che riguarda
il caso di Aldo Moro, perché comunque ormai ci sono un sacco di voci convergenti sul fatto che il suo, la prigione del popolo fosse stata individuata grazie a questi interventi della criminalità organizzata. E poi il caso Cirillo, abbiamo visto prima che cosa è stato, il caso Cirillo è di fatto, diciamo, l'anteprima della trattativa che poi vedremo tra Cosa Nostra e lo Stato, di una trattativa tra lo Stato e la Camorra. Presidente Alemi, intanto grazie della pazienza per essere rimasto ad ascoltare tutto. Io la vedo, lei mi sente e lei, diciamo, ha messo le mani... La sento perfettamente. Bene, lei ha messo le mani nel piatto, diciamo così, del caso Cirillo e ha rischiato anche, diciamo, di lasciarcele in qualche modo, se posso sintetizzare, ma questo ce lo spiegherà lei. Che cosa è stato Cutolo all'interno del caso Cirillo? Allora, io prima però voglio intromettermi nel caso Moro. Prego. Con due connotazioni brevissime. Quello che è uscito per esempio dalla commissione parlamentare Fioroni, che è l'ultima che ha indagato sul caso Moro e su tutti i lati assolutamente oscuri di quella vicenda. Prima del sequestro, un paio di mesi prima del sequestro, un detenuto cutoliano che era ristretto in un carcere del sud mandò a chiamare il giudice e dicendo che doveva parlare di ferire una cosa urgente. Il giudice andò e questo detenuto gli mise a verbale che c'era in corso la preparazione di un attentato ad Aldo Moro. Questo verbale reso dal detenuto viene trasmesso non a Roma, ma viene trasmesso al centro spionaggio di Bari. E viene trattenuto presso il centro spionaggio di Bari, cioè del SISMI, fino al di quello, giorno in scusi, cui di quello che allora era il SISMI. E che ritengo di sì, ma qui non stiamo parlando in questo momento di SISMI o di servizio militare o di SISDE, servizio interno. Sì. Il discorso è che questo doveva andare a Roma, questo verbale, e non c'è mai arrivato se non il giorno del sequestro. Poi volevo solo ricordare, e poi passiamo sicuramente al sequestro Cutolo, che l'anno prima del sequestro Moro, del sequestro Moro, io continuo a parlare, io mi sono appassionato anche a questa vicenda, per la verità, l'ho studiato molto. Il Kissinger mandò a chiamare Moro a Washington e gli disse: guarda, questa tua politica del compromesso storico a noi non sta bene, è una formale diffida che ti facciamo, smettila oppure non sai che ti può succedere. E allora, scusi, la interrompo perché devo sintetizzare. Quello fu un viaggio drammatico, perché dopo questo colloquio, lei, diciamo, lo ha sintetizzato in modo gentile, ma in realtà questo colloquio turbò Moro al punto da fargli interrompere la visita ufficiale, farlo tornare a Roma e lasciarlo stordito, perché questa è la testimonianza che la moglie di Moro poi rende al processo, cioè come anticipazione di una vera e propria minaccia nei suoi confronti. Però adesso io la voglio tirare una dentro, formale minaccia. Esatto, la voglio tirare dentro il caso Cirillo. Sì, sicuramente. E in realtà cominciamo da Cutolo. Cutolo è un uomo che è entrato in carcere all'età di 20 anni per un banale omicidio, ma trascorrerà tutto il resto della sua vita in carcere e da detenuto costruirà la sua potenza, proprio per quello che diceva Saviano prima, acquisendo la fedeltà assoluta dei suoi affiliati e anche con la massima determinazione nel punire chiunque si permettesse di sgarrare. E lui aveva raggiunto un esercito di 3.000-4.000 affiliati. Questo lo abbiamo...
lo abbiamo detto, io, sì, le devo chiedere di entrare, di essere, mi scusi, mi sa, sintetico dentro la questione del caso Cirillo. Assolutamente. Del caso Cirillo, perché il caso Cirillo, appunto, come dicevo prima, è esemplificativo del fatto che a un certo punto il capo della nuova camorra organizzata diventa un interlocutore dei servizi segreti e di ambienti della politica per una vera e propria trattativa per liberare questo assessore democristiano, che poi in effetti viene liberato, che sta in mano alle Brigate Rosse, cosa che non avviene con Moro. Ma il messaggio che si mandò a dire ai detenuti delle Brigate Rosse: a noi non interessa che lo liberiate, al massimo ammazzatelo subito, ma proprio perché c'era la paura che lui potesse parlare. In effetti, il giorno dopo il sequestro, già vanno da Cutolo alcuni personaggi del servizio, però del SISD, quella in una prima fase, accompagnati dal sindaco di Granata e dal sindaco di Giuliano Granata, che era segretario di Cirillo, e chiedono a Cutolo di intervenire. Perché a Cutolo? Proprio per quello che dicevo, Cutolo, che dicevo prima, Cutolo è il dominatore incontrastato nelle carceri, quindi qualsiasi cosa si possa muovere deve essere fatto attraverso Cutolo. E difatti Cutolo non si fiderà della prima visita e chiederà che partecipino a questa visita Enzo Casillo e Corrado Iacolare, che erano i suoi uomini di fiducia all'esterno del carcere, tra l'altro colpiti da mandato di cattura. Quando avete parlato prima di Enzo Casillo, che girava con il tesserino nei servizi segreti, non avete precisato che era addirittura colpito da mandato di cattura, era latitante e ha continuato a circolare in Italia anche dopo la conclusione del sequestro. Senta, quindi questo è fondamentale. Certo. Dica. Presidente, da quello che ha raccontato Saviano e quello che sta raccontando lei rispetto al potere che Cutolo aveva all'interno delle carceri, sembra che le Brigate Rosse, potentissime perché avevano, diciamo, fatto il delitto compiuto, il delitto Moro che aveva sconvolto il paese, in qualche modo si spaventano di fronte alla possibilità che Cutolo possa creare dei problemi agli uomini delle BR dentro le carceri, è così? Ma sicuramente, proprio per quello che dicevo, perché come avete detto prima del terremoto, che nello spazio di un'ora organizzano l'uccisione di numerosi detenuti delle bande avverse, gli stessi terroristi, e non solo le Brigate Rosse, sanno benissimo qual è questo potere di Cutolo, e in effetti Cutolo riesce, perché noi parliamo di servizi segreti deviati, come qui Cutolo ha perfettamente ragione. Qui non stiamo parlando di servizi segreti deviati, qui stiamo parlando dei vertici dei servizi segreti. Del resto, un mese prima del sequestro Cirillo, c'era stata l'irruzione a Castiglione Fibocchi e avevano scoperto le liste della P2, e certo, in queste liste c'erano tutti i vertici delle forze di polizia, quest'anno, numerosi politici, quest'anno, se posso usare questo termine, festeggiamo i 40 anni della scoperta delle liste della P2. Esatto, e anche del sequestro Cirillo. Sì. Senta, Presidente, il 27 marzo sono qui 40 anni. Presidente, le devo fare un'ultima domanda. Prego. Le devo fare un'ultima domanda, a cui la prego di rispondere sinteticamente. Perché lei viene preso di mira per aver indagato su questa vicenda? È perché io ho cercato di indagare delle segrete cose. La Procura della Repubblica, innanzitutto, che mi avrebbe dovuto affiancare nelle indagini, non era assolutamente d'accordo su questa impostazione e tendeva a minimizzare tutto quello che era successo. Tenga presente, questo lo voglio ricordare, che la Commissione parlamentare antimafia Violante concluse, e questo lo concluse anche a seguito delle dichiarazioni di Antonio Sibilia, che era un imprenditore
imprenditore avellinese sì. arrestato per gli imbrogli effettuati durante il periodo post terremoto, disse: tutto è partito dal sequestro Cirillo, perché in occasione di quelle trattative fu pattuito che alla Camorra doveva andare o il diretto appalto di imprese proprio della Camorra o una percentuale su tutti gli appalti della ricostruzione. Grazie e Presidente. Io però lei ho bisogno, no, dovrei dire una cosa. La dica rapidamente. La dica. Allora, lei non ha parlato del delitto a Maturo, che è una delle grandi pagine oscure, ucciso a Maturo quasi sicuramente dalle Brigate Rosse su richiesta di Cutolo, perché aveva indagato sul sequestro Cirillo e sulle trattative che erano intercorse in quella vicenda. Ha ragione. E ancora oggi non si riesce a fare luce. Ha ragione, forse ma, che se ne parlasse di più. Ha ragione, ma Saviano lo aveva accennato e lei ci è andato ancora più a fondo. Grazie Presidente, mi scusi se non le ho dato tantissimo tempo. Prego. Ma, grazie. Insomma, io vorrei che fosse chiaro che queste due conversazioni con questi due magistrati sono due conversazioni che secondo me lasciano scoperchiare qualcosa che ancora oggi è un buco nero dove nessuno vuole mettere le mani. Il primo buco nero, la scoperta della prigione del popolo delle Brigate Rosse dove Aldo Moro era trattenuto e qualcuno che disse no, lasciatelo là dov'è. Il secondo buco nero riguarda la trattativa tra pezzi delle nostre istituzioni, dei servizi segreti e della politica con quello che allora era il capo della nuova Camorra organizzata. Ma per capire chi è Cutolo e che cos'è la Camorra bisogna raccontare la sua storia e dentro questa storia Cutolo è un protagonista assoluto. Guardate. Scusate, pubblicità. Dopo parliamo della Camorra. Per capire chi è Raffaele Cutolo bisogna capire qual è la storia della Camorra ed è esattamente quello che vi stiamo per raccontare, guardate. Scampia, alla periferia di Napoli. Questi edifici oggi sono diventati il simbolo della mafia napoletana, la Camorra. Inizialmente questo quartiere doveva essere un grande quartiere di Napoli, un quartiere moderno. È un progetto, diciamo, che vuole dare case di residenza popolare di un certo livello. Dopo la costruzione di queste ville in particolare, non si creano infrastrutture, non si creano servizi. Quindi alla fine che fa la Camorra? In una grande povertà, diciamo, mancanza di lavoro, e piano piano, in modo naturale, stai in una periferia, iniziano a organizzare dei piccoli traffici, più che altro con le sigarette, piano piano un po' di eroina. Questa urbanistica viene modificata sulle esigenze della Camorra. Si blindano questi palazzi, si creano dei cunicoli, ci sta una schiera di saldatori, muratori, elettricisti che stanno a disposizione dei clan. Lavorano H24. Scampia inizia a diventare una struttura, un fortino per lo spaccio della droga sul finire degli anni 90, inizio 2000. All'epoca il quartiere è il supermercato della droga d'Europa. A capo di questa attività un uomo. Paolo Di Lauro. La sua storia è la principale fonte di ispirazione della serie Gomorra. Cioè, il clan nasce con Paolo Di Lauro, personaggio molto enigmatico, appartiene alla vecchia Camorra. Ufficialmente è un commerciante che gira l'Italia e vende vestiario. Fa l'accordo con tutti questi clan, inizia a centralizzare lo spaccio della droga. Tu, se vuoi spacciare, devi prendere la droga da me. Quindi io ho sicuramente la piazza più importante rispetto alla città. Cioè, se io compro la dose di eroina oppure le dosi di cocaina a Scampia, la pago sempre in meno rispetto agli altri quartieri di Napoli. Piano piano, Scampia sposa una vocazione a un supermarket aperto H24. E quindi con tutta un'organizzazione.
cioè con le vedette, con i pali, con quello là che deve distribuire la droga, quello là che deve portare, mano a mano che la droga finisce, ci sta quello che porta la droga, ci sta quello là che deve guardare che non viene la polizia, ci deve stare quello là che ad esempio ci deve stare l'assaggiatore della droga. C'era una sorta di, una serie di tossicodipendenti che non avevano soldi, però avevano questa esigenza che si devono drogare. Allora che fa il clan? Non è che li caccia, dice voi dovete stare con noi, noi a voi vi diamo la droga gratis. Se entro 24-48 ore questi qua sono vivi, loro possono immettere in grandi quantità questa droga. Nel corso di questi anni, la vita della popolazione locale ruota attorno al traffico degli stupefacenti. Persino quella dei bambini. Come Davide, che è nato qui. Trasportavo da un quartiere all'altro, da un palazzo all'altro, la droga o qualche volta le pistole. Questo già 10 anni, 11 anni. Sono cresciuto, diciamo, con questa mentalità. C'è la decisione dentro, nella propria testa, di dover e di voler diventare un camorrista. Qua vedevo i malavitosi e loro mi piacevano. Perché avevano tanti soldi, perché erano rispettati, perché avevano tutto, diciamo, no? E quindi questo mi ha affascinato tantissimo. Non avevo questa consapevolezza di andare in carcere, di essere ammazzato, no, cioè non avevo neanche il senso di colpa in quello che facevo. Io vendevo la morte, vendevo l'eroina, la cocaina, l'hashish, la marijuana. E non, anche avendo visto dei ragazzi che erano morti per la droga, magari per quella stessa che io vendevo, cioè a me non mi faceva niente. Io non sono stato un bambino. A Scampia non sono stato un bambino. Per circa 10 anni il quartiere vive così, tra droga e soldi facili. Ma nel 2004 Scampia precipita in una spirale di violenza. Paolo Di Lauro è costretto a una lunga latitanza, quindi lo scettro del comando passa al primo figlio, Cosimo Di Lauro. Che fa questo Cosimo Di Lauro? Svecchia il clan, prende e inizia a cambiare tutti i capi che gestivano la droga nella zona nord di Napoli. Quindi i vecchi camorristi vengono cacciati, vengono questi giovani con grande voglia di arrivare, di scalare la vetta del clan, e quindi alla fine che succede? Che i vecchi iniziano ad avere un forte malumore, ma i vecchi contano in una struttura camorristica. Questo malumore inizia ad organizzarsi e avviene la scissione, quindi avviene una guerra. E la guerra, quando è guerra, è guerra. La guerra prosegue per un anno e miete più di 80 vittime. Si caratterizza questa faida anche per la brutalità degli omicidi di camorra. Attraverso l'omicidio devo mandare anche dei messaggi simbolici. Questi corpi, oltre ad essere ammazzati, vengono anche deturpati. Quindi il volto veniva cancellato dal fuoco dei colpi di pistola. In questa guerra avviene anche un altro elemento, quello di colpire i parenti prossimi di questi camorristi. Cioè i camorristi quando c'è la guerra si nascondono. Io per far uscire il mio obiettivo, che devo fare? Devo provocare, quindi devo fare un qualcosa, anche un atto che va anche tra virgolette contro le convenzioni di guerra. Quindi che faccio? Un cugino, un parente alla lontana, un parente del terzo grado, oppure un parente acquisito, l'ammazzo per creare terrorismo. Ed è così che Gelsomina Verde, una ragazza di 22 anni, trova la morte. Il suo unico torto, essere stata la compagna di un giovane camorrista. Qualche mese più tardi, Cosimo Di Lauro viene arrestato e condannato all'ergastolo per una serie di crimini, tra i quali la sua responsabilità nella morte di Gelsomina.
suo padre, Paolo Di Lauro, è arrestato pochi mesi dopo. I due arresti segnano la fine del regno mafioso di Scampia. Ma solo a Scampia. Scampia è stato l'esempio che più clan si sono messi insieme per fare un'attività economica, la droga. Però a Napoli non è che ci stanno solo i clan di Scampia e di Secondigliano. A Napoli perlomeno si contano quasi 200 clan tra Napoli e la provincia. Per me non esiste la camorra, esistono le camorre, cioè esistono delle bande criminali, ciascuna autonoma dall'altra, che non hanno una strategia comune e quindi preferisco parlare di camorre, non di camorra. Per comprendere la storia dei clan mafiosi a Napoli, così come li conosciamo nella loro forma attuale, bisogna fare un salto indietro nel tempo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Napoli alla fine della Seconda Guerra Mondiale è una città in ginocchio perché ha avuto i più massicci bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E dunque è una città in cui tutto l'apparato industriale è stato massacrato dalle bombe e la maggior parte dei quartieri ha avuto problemi di vivibilità, cioè la gente viveva per le strade. Dunque Napoli è una città in grandissima difficoltà, spesso si trascura questo aspetto. Arrivano gli americani e mettono il deposito dei loro viveri nel quartiere di Forcella. Gli americani avevano una dose giornaliera di gran lunga superiore alle loro possibilità, alle loro necessità. E dunque quella parte in eccesso la vendono al mercato nero. Quella che stavano a Forcella iniziano piano piano a corrompere gli americani e iniziano a prendere questi prodotti. E quindi nasce questa sorta di economia di guerra dove c'è questa vendita delle cose americane. Quindi alla fine Forcella diventa proprio il primo polmone economico della città post-guerra. E quindi là si sviluppa tutte queste cose, quindi qualsiasi cosa ti serviva, basta che andavi a Forcella. E ancora adesso nell'immaginario collettivo napoletano, qualsiasi cosa ti serve, basta che vai a Forcella. Si può paradossalmente dire che il contrabbando è causato dagli americani. Per 15 anni questa economia basata sul contrabbando permette alla città di sopravvivere. Nel 1961, con la chiusura del porto franco di Tangeri, Napoli diviene il crocevia di tutti i traffici nel Mediterraneo, in particolare del traffico di sigarette che alimenta l'economia cittadina per 20 anni. All'epoca si diceva che le sigarette stanno a Napoli, come la Fiat sta a Torino. Quando si arriva a Napoli in automobile è la prima cosa che si nota. Dei giovani vendono sigarette di contrabbando, a poco più della metà del prezzo delle tabaccherie. La Guardia di Finanza ha sequestrato in un anno 562 tonnellate di sigarette. Peppe è stato uno di quei contrabbandieri per più di 20 anni. Tutti i contrabbandieri all'origine erano tutti pescatori. Arrivavano grosse navi 30 miglia dalle isole, o da Capri o da Isola. E poi si facevano gli scafi, famosi scafi blu. Si pagava a terra, il buono si chiamava. Davano mezza mille lire e mezza mille lire ce l'avevano loro a bordo. Confrontavano e te li davano. E tu compravi. Si guadagnava bene e poi non c'era la galera perché era un mestiere come noi, tu andavi a comprare. Eri un evasore fiscale, ma non è che tu facevi qualcosa, tu le compravi. Eri un evasore fiscale. Quando poi accumulavi tante multe andavi un po' in galera. Ma non è che c'era, non era un reato, non era una cosa grave. A Napoli tutti vivono di sigarette. Dopo quella, noi siamo figli del dopo quella, non c'era niente. La fame che la miseria era tanta, la miseria era tanta. La miseria, e allora ognuno cercava. Invece con le sigarette Napoli è stata per un buon ventennio, stavamo tutti bene. Qui
Questo mercato, molto redditizio, è gestito da alcune famiglie. Nel quartiere di Forcella, storico centro del contrabbando, il traffico di sigarette favorisce l'ascesa del clan dei Giuliano, la più emblematica delle famiglie mafiose di Napoli. Luigi Giuliano era il figlio più dotato dal punto di vista criminale della famiglia Giuliano. Lui aveva le caratteristiche di un capo. I Giuliano sono anche fisicamente molto belli, cioè tutta la famiglia hanno degli occhi diciamo che iniettano potere, fascino, ed era chiamato il re. Perché il re di Forcella, perché è colui che riesce a governare tutti i traffici di questa realtà fino a farne un potere. Non si muoveva niente dentro Forcella se non voleva il capo. Anche aveva anche dei sogni di onnipotenza, no? Dove abitava lui, sotto c'era un terrapieno dove c'erano i cavalli. Lui aveva i cavalli sotto casa. Molte volte, quando ad esempio venivano i netturbini che dovevano prendere la spazzatura, lui regalava bottiglie di spumante pregiate per far pulire i cavalli. Quindi nel quartiere dobbiamo immaginare che la maggior parte delle persone viveva di contrabbando di sigarette, e quindi colui che controllava e che organizzava il contrabbando di sigarette era un imprenditore per loro, era colui che li faceva vivere. Era un quartiere in cui i conflitti si regolavano attraverso il riconoscimento di un'autorità, quindi era una specie anche di autorità civile. Aveva queste caratteristiche a metà tra un boss criminale e un giudice di pace. Promozionava il rione, cioè vuoi aprire il negozio, non c'hai soldi, ti do io i soldi, lo devi aprire il negozio, perché qua abbiamo bisogno di negozi. Non chiedeva il pizzo a tutte queste attività commerciali, anzi, lui prendeva e sosteneva questo commercio, che diceva, questo rione è un rione storico, noi dobbiamo far sì che questo rione deve essere il migliore rione di Napoli. Grazie al suo carisma e ai suoi metodi paternalistici, Luigi riesce a imporre la propria autorità sulla popolazione del quartiere, che in lui vede più un benefattore che un criminale. Luigi Giuliano era un bell'uomo, gli occhi lo chiamavano il gatto, perché la tigre, perché aveva degli occhi azzurri, era tutto ben vestito sempre, vestiti di Marc, orologi Rolex, era un John Gotti a Forcella, il boss americano. Se litigava una famiglia con un'altra famiglia, lui correva e metteva la pace, se moriva qualcuno che era povero, lui faceva il funerale. Luigi gode del rispetto della popolazione principalmente grazie alla sua reputazione di uomo estremamente violento. Infatti, dietro alla sua maschera benevola, la camorra è un sistema fondato sulla violenza, nel quale le uniche regole vigenti sono quelle dei clan e nel quale la disobbedienza è punita con la morte. E inventa il toto nero. Che cos'è il toto nero? Sono le scommesse legate al calcio, però fatte abusivamente, illegalmente, oppure proprio l'enalotto, i numeri, e gestisce lui questo mercato, che nei quartieri popolari di Napoli trova una grande adesione. Poi si innesta il commercio della droga, quindi l'eroina. Quindi questi clan iniziano, cioè questa famiglia inizia a fare tanti soldi, ma soldi, soldi. Una ricchezza che non tarda a suscitare interesse. A Ottaviano, a pochi chilometri da Napoli, un piccolo boss locale ambisce a estendere la propria influenza su tutta la città. Ed è dal chiuso di una cella che Raffaele Cutolo si accinge a realizzare il suo progetto. Questo personaggio era uno che entra in galera perché ha fatto un omicidio, quindi chiamiamolo un criminale comune, e in carcere riesce a mettere su la più importante organizzazione criminale a Napoli del secondo dopoguerra. Mette su un esercito, migliaia di persone. Ai giovani che arrivano in carcere gli fa cucire un vestito,
manda i soldi a casa delle famiglie di questi giovani, gli dà un avvocato. Quindi che cosa fa Cutolo? Recluta nelle carceri i giovani sbandati. Diventa una sorta di sacerdote, infatti alcuni lo chiamavano il grande sacerdote. Svolge quasi un lavoro sociale, di ascolto, lavora molto sulla psicologia dei detenuti, si fa carico anche dei familiari e quindi crea all'interno del carcere per la prima volta una rete di assistenza. Cutolo investe sul disagio dei giovani carcerati e ne fa un esercito. Ecco, questa è la mia gioia, la gente mi ama. Ma è anche una sua politica per affermarsi e per affermare il suo nome. No, non esiste, perché non ho bisogno, né dei soldi, né di niente comunque. No, sono figlio di contadino e ne sono orgoglioso. Quindi, se io ho dei soldi, manderei alla moneta soffrendo. Non ne mando, come dicono, solo ai carcerati. Ecco, lei come si definirebbe allora? Ma sono uno che combatte contro le ingiustizie. Io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo. Diciamo. Una modestia e un'apparente bonarietà che anche nel suo caso celano metodi e obiettivi puramente criminali. Inventa una criminalità ideologica con alcune delle caratteristiche dell'ISIS di oggi, cioè con alcune caratteristiche, come dire, di criminali che hanno bisogno di uno scopo, hanno bisogno di un obiettivo, hanno bisogno di credere in qualcosa, che loro sono delinquenti per un nobile fine. E allora Cutolo si inventa di essere un Robin Hood, colui che toglie ai ricchi per dare ai poveri. E quindi immaginiamo in una base sottoproletaria, senza cultura, senza niente, dargli questo obiettivo, che chi ruba, chi fa gli scippi, chi fa estorsione, lo fa per un nobile fine. Oppure se si spaccia cocaina, in quel modo si danneggiano i figli della borghesia, quindi gli dà alcune caratteristiche ideologiche. Dalla sua cella, Cutolo riesce a fare qualcosa di impensabile. Fonda la nuova Camorra Organizzata, un vero e proprio esercito composto di circa 10.000 soldati. Il suo obiettivo? Creare una mafia simile a quella siciliana, una struttura piramidale estremamente potente, diretta da un solo capo. Ma per farlo, Cutolo deve consolidare il proprio dominio sulla città di Napoli. Cutolo poi che fa? Impone le tasse, tra virgolette, il pizzo, su attività illegali fatte da altri clan. Quindi a questo punto gli altri clan dicono: che fa? Cioè viene questo che è di Ottaviano, viene qua e viene a dire sui nostri affari quello che noi dobbiamo fare. Quindi si organizza un'alleanza che si contrappone alla nuova Camorra Organizzata, che è la nuova famiglia. È ovviamente attorno a Luigi Giuliano che si coalizzano i vari clan mafiosi di Napoli. Esigendo una tassa su ogni cassa di sigarette in arrivo a Napoli, Cutolo dichiara guerra a Luigi Giuliano e ai suoi alleati. Il clan Giuliano, che ha governato indisturbato per anni tutta l'area di Napoli, sta per subire, per ricevere questa sfida da parte di Cutolo. E vedremo come va a finire tra pochissimi minuti dopo la pubblicità. Luigi Giuliano e cominciano 3 anni di guerra di Camorra, centinaia di morti, e alla fine di questa guerra il capo della nuova Camorra organizzata perde la sua partita, finirà in carcere e la Camorra diventerà qualcosa di completamente diverso. Guardate. Per 3 anni Napoli conosce una vera e propria guerra civile. Non passa un giorno senza che la città si svegli con nuovi cadaveri sulle sue strade. Alla fine esce la nuova famiglia come vincitrice sulla nuova Camorra organizzata. Nel frattempo ci sono molti blitz della polizia, carabinieri. Per Cutolo la guerra è perduta. Questo genere di uomini, quando non muoiono, finiscono in carcere a vita.
Cutolo non è riuscita a far sua l'indomabile Napoli. Cutolo non comprende che in una realtà motivata dalla socialmente come quella della camorra napoletana, dei giovani criminali napoletani, è difficilissimo organizzare in una sola struttura. La camorra napoletana ha una sua anarchia, la camorra napoletana ha una sua frammentazione storica che Cutolo non riesce a risolvere, è un tentativo per aggregare qualcosa che non è stato mai aggregato nel corso della storia, ma fallisce questo tentativo. La camorra è una criminalità organizzata, disorganizzata. Dopo di lui, nessuno ha mai più tentato di riunire i vari clan della camorra in un'unica organizzazione. Il 23 novembre del 1980, la Campania conosce il più devastante sisma della sua storia. Quasi 3.000 morti, 9.000 feriti e 300.000 sfollati. Un dramma umano che favorisce nella regione la nascita di una nuova entità mafiosa. Il vero discrimine, quello che ha cambiato la storia della nostra terra, è stato il terremoto dell'80 con la ricostruzione post-terremoto. Tutta la struttura urbana che è in difficoltà, quindi ci sono migliaia di senza tetto, migliaia di persone che dormono per mesi nei containers, per strada. A Napoli si ripresentano alcune condizioni del secondo dopoguerra. La camorra comprende che ci può essere una grande opportunità, comprendono che per fare l'imprenditore edile non ci vuole una grande capacità. La città di Napoli non ha subito gravi danni, ma il resto della regione è da ricostruire completamente. Per gli interventi vengono stanziati miliardi, una fortuna sulla quale i clan locali vogliono trovare il modo di mettere le mani. Sono arrivati moltissimi soldi, tantissimi soldi, più di quanti se ne potessero immaginare. Il comparto dei lavori pubblici è stato preso da imprese che erano vicine al clan. Negli anni Ottanta avviene la trasformazione di una camorra parassitaria, di una camorra predatoria, in una camorra impresa, in una camorra imprenditoriale. È il terremoto che opera questo grande cambiamento. Per la prima volta l'attività criminale della camorra si fa più sofisticata, infiltrandosi nell'economia legale e intessendo legami con la politica locale. La corruzione diviene la base del sistema mafioso. Cioè, dopo il terremoto c'è stato i rifiuti. Succede una cosa che sanno tutti ma la racconta quasi mai nessuno. Fino all'84-85 i rifiuti industriali venivano prodotti e smaltiti lì dove c'erano le industrie, esclusivamente, quindi nelle aree industriali del paese, quindi Piemonte, la Liguria, la Lombardia. Verso l'87-88 le discariche di quelle regioni si esauriscono e c'è necessità di trovare posto dove smaltire questi rifiuti, sia quelli urbani, sia quelli tossico-nocivi, sia quelli industriali. La camorra intuisce che poteva essere un grande affare. Mette a disposizione i terreni, nessuno si può rifiutare, forse nemmeno si capiva bene quanto fosse pericolosa l'operazione. Perché tutti quelli che oggi protestano, non sappiamo cosa c'è sotto le nostre case, in realtà avevano molti, moltissimi, quasi tutti, hanno preso i soldi insieme ai rifiuti. Non sapevano che questi fossi dopo qualche anno si sarebbero rotti, avrebbero fatto sversare i rifiuti. Però è accaduto ed era un sistema che ha fatto arricchire moltissime persone. La camorra organizza un sistema di raccolta dei rifiuti domestici, industriali e tossici, ma si limita a seppellirli dove capita, senza curarsi delle conseguenze. Questa attività trasforma i rifiuti in oro e rende molto più del traffico di droga. Ma a quale prezzo? Oggi tutti i terreni agricoli della regione sono contaminati e la salute della popolazione locale è esposta a gravi rischi. I responsabili sono i clan della provincia di Caserta, la roccaforte di quella che oggi definiamo ecomafia.
esiste una camorra che si muove sulla città di Napoli e ce n'è un'altra che si muove in periferia. Sono due organizzazioni che hanno in comune solo il nome camorra, ma che hanno mentalità diverse, strutture organizzative differenti, canali di approvvigionamento diversi. Le grandi organizzazioni camorristiche campane sono strutturate alla stessa maniera di Cosa Nostra. Hanno un vertice e si occupano degli affari più redditizi, del reinvestimento in settore immobiliare, nelle imprese, nella piccola industria, nel riciclaggio, nell'usura. Che non sono cose da piccolo delinquente, sono cose che hanno bisogno di una rete, di un'organizzazione, di contatti con i colletti bianchi, di rapporti anche internazionali. Mentre questa nuova camorra prospera sui rifiuti e sull'edilizia, nel centro di Napoli i clan si concentrano sullo spaccio di droga sul territorio locale. Forcella è stata il quartiere del contrabbando, il quartiere del falso, poi è diventato il quartiere della droga, uno dei primi quartieri della droga è stato, perché l'ho spacciato io qua. Mettevamo un ragazzo là, un altro ragazzo là, e avvisavano se veniva la polizia, due vedette. E loro, se sentivamo che veniva la polizia, Carmela, Carmela, e ci avvisavano. La polizia la chiamavamo Carmela, un nome popolare napoletano. Nella camorra Pietro è passato da spacciatore a trafficante internazionale e ha trascorso 22 anni della sua vita in carcere. Come ogni giovane, tu ti predispone di fare una vita, giochi bene a pallone, io giocavo bene a pallone, diventare un calciatore di pallone. Poi alla fine è venuta la droga, ci abbiamo messo a spacciare droga. Oh. Caccio il vita qua, ti fa dimenticare di quello che sei, ti fa dimenticare delle cose brutte. Per noi napoletano è una passione. Una passione che raggiunge il parossismo nel 1986. Con l'arrivo di Diego Maradona. Grazie al giocatore argentino, il club del Napoli diventa per la prima volta nella sua storia campione d'Italia. Diego Armando Maradona, quando è andato a Napoli, è stato un momento di grande liberazione, ma anche di emancipazione della città rispetto al fatto di sentirsi sempre come una colonia, sempre schiacciata dal settentrione, eccetera. Quindi è stato un grande momento di ribellione attraverso poi le affermazioni del Napoli. Questo avvantaggia anche il clan storico dei Giuliano, che in Maradona trova il suo migliore ambasciatore. Si inserisce, diciamo, in quei meccanismi perché fa uso di cocaina. Chi è che può controllare il mercato di cocaina, dare cocaina? Sono i Giuliano di Forcella. Quindi il clan Giuliano di Forcella diventa e stringe un'amicizia con Maradona. E quindi si notano queste fotografie di Maradona in questa conchiglia, che è la vasca con Carmine Giuliano, oppure partecipa ai ricevimenti, ai compleanni dei boss e brinda. Questo perché? Perché Maradona aveva bisogno di cocaina, perché era un tossicodipendente, faceva uso massiccio di cocaina e quindi Giuliano gli davano questa cocaina. Però Maradona serviva al clan per dire: noi, l'unico veramente idolo di Napoli è Maradona, è uno che tutti quanti osannano e sta a casa nostra. Quindi noi siamo quella che hanno un'amicizia con Maradona, quindi anche noi siamo alla stessa altezza di Maradona. Quindi il segnale esterno che si dà alla popolazione è che i Giuliano sono sempre Giuliano e possono quello che vogliono. Affermare la propria presenza e il proprio potere agli occhi di tutti a Napoli diventa una questione essenziale per la famiglia Giuliano. Infatti in questo periodo l'alleanza dei clan napoletani nata dalla lotta contro Raffaele Cutolo comincia a scricchiolare. E soprattutto all'interno della famiglia Giuliano, l'unità del clan viene messa in discussione da lotte di potere. Stanco di entrare e uscire dal carcere e logorato da queste lotte intestine, Luigi, il re, decide nel 2002, dopo 30 anni di regno, di arrendersi e di collaborare con la giustizia italiana. È la fine di un'epoca, quella delle grandi famiglie che tenevano in pugno la città. Tutto questo apre una fase di estrema instabilità. I grandi storici, la maggior parte stanno in galera. Molti di loro sono pentiti, stanno collaborando con la giustizia. Quindi le famiglie storiche hanno subito un grandissimo colpo. Si apre uno spazio di comando. E in questo spazio di comando non arrivano
diciamo, quelli che erano già predestinati, perché la successione nella camorra o nelle camorre napoletane non è stabilita. A quel punto una giovane generazione scende in campo per conquistare il potere e ben presto accade qualcosa che segna definitivamente la fine del regno della famiglia Giuliano. Sabato sera c'è la partita di Napoli. Quindi perché dico c'è la partita di Napoli? Perché scompaiono tutti, quindi il rione è totalmente vuoto, tutti quanti a vedere il Napoli. Sta sta ragazzina che sta parlando con le amiche per mettersi d'accordo a che ora andare a messa la domenica. All'improvviso viene uno scooter, due scooter con dei killer, perché vogliono attentare alla vita di Salvatore Giuliano. Chi è Salvatore Giuliano? È quello che sta riorganizzando un clan insieme allo zio Ciro Giuliano e vuole cacciare i nuovi padroni del rione. Sempre la stessa storia, sempre la stessa trama. Parte questo attentato, i killer sparano in direzione di Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano si nasconde dietro a un'auto dove stanno appoggiate queste ragazzine. Due ragazzine scappano, appena vedono questi colpi di pistola scappano. Annalisa Durante la paura la fa paralizzare, è ferma, là non sa che cosa deve fare. Salvatore Giuliano da dietro alla macchina prende la sua pistola che aveva e inizia a sparare contro questi killer che sparavano in sua direzione. Nello sparare un colpo di pistola colpisce Annalisa, muore sul colpo, aveva solo 14 anni. Salvatore Giuliano, l'assassino di Annalisa, è arrestato e condannato. Ma la morte di una ragazza tanto giovane spezza definitivamente quel filo che univa i Giuliano alla popolazione del loro quartiere. Qual è la vostra richiesta? La nostra è che queste firme se ne deve andare la famiglia Giuliano da questo quartiere. Se non si vive, non si vive bene. Questa è. Il Giuliano, diciamo, nonno e padre distribuivano la ricchezza, quel discorso che facevamo del welfare. Questi qua invece no, i nonni e i padri, quando c'era un conflitto a fuoco, era un conflitto a fuoco, cioè era una cosa che non doveva accadere, però accadeva, stava nelle cose, no, di Camorra. Invece questi qua si lanciano proprio, cioè c'è un uso della violenza, ma un uso anche della vita e della morte, con una semplicità ma anche con una banalità del male. Nei primi anni del 2000, i clan storici non controllano più il territorio e le strade sono in balia di bande di giovani che vi fanno regnare l'insicurezza. La testa, diciamo, del mostro sta tutta quanta in carcere. Quindi che è successo? Che i clan storici si sono disarticolati sul territorio. Cioè non sono più organizzati, non c'è... Voglio dire, anche prendere un canale internazionale per importare droga presuppone che tu devi stare là, devi studiarci, devi avere degli interlocutori. Questi ragazzini di adesso non riescono a fare, non riescono a mettere su un'organizzazione così complessa. C'è un gruppo di criminali che senza un capo, senza una logica, senza una strategia, senza una linea, decide di impadronirsi di una fetta di territorio e in quel territorio di spacciare droga, chiedere, imporre il pizzo a commercianti, imprenditori e comunque incutere timore. Nel 2006 accade qualcosa che dà una scossa al corso della storia. Roberto Saviano, un giovane napoletano, pubblica un libro nel quale denuncia il traffico di droga, la corruzione, l'ecomafia, nella città e in provincia di Napoli. Il libro, Gomorra, dipinge un quadro tanto inquietante quanto completo delle diverse forme che la camorra assume e del loro modus operandi. Gomorra ha cambiato la storia della lotta alla camorra e Saviano è stato un punto di riferimento straordinario
in questa lotta. Il libro di Gomurra ha fatto una denuncia pubblica, collettiva, c'è entrato dentro. Quindi nella rappresentazione ha rappresentato quello che noi nessuno voleva vedere. È stato un pugno nello stomaco, no? Anche delle istituzioni. Il libro è un bestseller mondiale. Le autorità imprimono un'accelerazione alla lotta contro l'organizzazione criminale e Saviano è costretto a vivere sotto scorta, giacché la camorra lo ritiene responsabile del suo indebolimento. Oggi associare l'idea della camorra, il termine camorra a quello che succede a Napoli è sbagliatissimo, è fuorviante, perché in realtà oggi non abbiamo a che fare con clan camorristici. Abbiamo a che fare con bande di criminali, non meno pericolose ovviamente dei clan camorristici, molto più plateali, molto più teatrali, che agiscono con modalità diverse, con finalità identiche, e il profitto a qualunque costo. Un nuovo fenomeno è la cosiddetta stesa. Bande di giovani criminali in sella ai motorini effettuano scorribande in alcuni quartieri popolari della città, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria. La stesa è semplicemente la scorribanda di quattro falliti che aspiranti criminali sono animati soltanto dall'intento di terrorizzare, incutere timore agli abitanti, ai commercianti, ai residenti di una certa zona, semplicemente per chiarire che quella parte di territorio è roba loro. Da un punto di vista investigativo è un segnale di debolezza, perché l'organizzazione forte è quella che non ha bisogno di uccidere, è quella che non ha bisogno di affermarsi sul territorio e che può quindi permettersi di operare in maniera ormai silenziosa. C'è stato qualche collaboratore di giustizia che negli ultimi tempi ha detto che in realtà questa sia una strategia dei vecchi capi che hanno mandato avanti i ragazzini pazzi per seminare il terrore e poi far salutare con un'acclamazione il ritorno dei vecchi che rimettono la pace. Però non so quanto ci sia di vero, cioè credo che non lo sappia nessuno quanto c'è di vero in questo. Malgrado tutto, la presenza di questi giovani delinquenti resta marginale. Napoli non è più la città a ferro e fuoco dei decenni passati, nella città del narcotraffico ultraviolenta dipinta nella serie televisiva Gomorra. Un'immagine che la Napoli d'oggi fatica a scrollarsi di dosso. È un'opera artistica e dovrebbe essere valutata per un'opera artistica. Se poi uno mi chiede, in quell'opera artistica ci sono pezzi di verità? Sì, ci sono pezzi di verità, ma non è tutta la verità. In quella realtà c'è del vero, perché così operano, ma non hanno un controllo su tutta la città, non hanno un controllo su tutti i quartieri. Descrive il passaggio di Napoli a città del narcotraffico. Se uno viene a Napoli non trova Chanel o l'altro che sparano per strada, assolutamente. Napoli non è la città più violenta al mondo. Napoli non è tra le prime 50 città più violente al mondo. Napoli non è la città più violenta in Europa. Prima di Napoli vengono le tre città baltiche e viene Bruxelles molto più di Napoli dal punto di vista del rapporto tra morti ammazzati e popolazione. Sebbene la camorra nella sua forma tradizionale sembri scomparsa, la sua cultura e le sue tradizioni rimangono ancora profondamente radicate. Il clan inteso come organizzazione, diciamo, a piovra sul territorio, ormai questo tipo di organizzazione è molto debole. C'è invece una cultura camorristica invece. Se adesso siamo qui e sto con un motorino, con uno scooter, con una macchina, rubano la macchina, rubano lo scooter, io che faccio? Da buon cittadino vado in questura e vado a fare la denuncia. Però che faccio? Un minuto dopo che esco dagli uffici della questura, cerco il referente o quantomeno uno che è vicino a determinati personaggi che potrebbero sapere. Lo avvicino e dico: guarda, io tengo la macchina qua, non ho fatto mai male a nessuno e la macchina l'hanno rubata. Tu tra le tue cose, eventualmente, se senti qualcosa me lo puoi dire? Quel canale di trattativa nel 90% dei casi mi porta a un interlocutore.
vado dall'interlocutore e inizio a parlare. E lui dice: guarda, io forse tra le mie amicizie c'ho qualcuno che potrebbe eventualmente interessarsi a sta cosa. Io massimo un giorno o due giorni la macchina la ritrovo, il motorino lo ritrovo, fermo restando che devo pagare dei soldi. Poi che faccio? Vado in questura e dico: guardate, mi dovete scusare, mi sono sbagliato. La mia macchina l'avevo prestata a un mio amico, mi ero dimenticato che l'avevo prestata. Vai a fare il ritiro della denuncia. Se ad esempio si va in questura e si dice: dammi una statistica sulle denunce fatte, il ritiro della denuncia, cioè abbiamo praticamente dei numeri che sono spaventosi. Tu puoi arrestare pure 10.000 persone, pure 20.000 persone, ma se non cambi la testa, l'approccio culturale verso la criminalità, questo male Napoli non lo sconfiggerà mai. Scampia vanta di un primato assai poco invidiabile, il quartiere con il più alto tasso di analfabetismo. Certo, vabbè. Ragazzi, sto dando un'intervista. Davide, l'ex spacciatore di Scampia, si è autoassegnato la missione di battersi contro questa cultura mafiosa. La sua arma? I libri. È uscito dai ranghi della criminalità per dedicarsi ai giovani del quartiere in difficoltà e ha creato una biblioteca dove i ragazzi possono incontrarsi dopo la scuola. Questi erano degli scantinati di questo palazzo dove la, diciamo, la malavita organizzata si riuniva. Qua c'era una grossa poltrona, qui c'era uno schermo gigante per vedere le partite del Napoli e poi contare il denaro, fare i conti della giornata, di quanta droga era stata venduta. E adesso è diventato una scintilla di speranza, di resistenza. Pensa che le mafie hanno più paura di una scuola che di un giudice e quindi la scuola dovrebbe essere qualcosa di forte. Ma il problema principale di Napoli resta la disoccupazione. Quasi il 50% dei giovani è senza lavoro. La criminalità sembra spesso l'unica alternativa praticabile. Ma Pietro tenta di offrire loro una prospettiva diversa. Ho fatto 22 anni di carcere. Sono anni buttati, anni persi, anni di felicità che non hai avuto con la tua famiglia. E alla fine non è valso la pena. No, se potrei tornare un'altra vita non lo rifarei, questo è sicuro. Adesso io sono un attivista, non ho paura, magari prima sì. Prima sì, quando si era giovane sì, avevi paura perché eri spacciatore, eri trafficante, conoscevi persone di strada, boss, e allora si aveva paura, stavi sempre in tensione. Adesso che ho cambiato vita no, mo adesso ho visto la vera vita. Aiuto gli ex detenuti nell'inserimento del lavoro. Vado nei carceri a visitare i detenuti, cose che io 15-20 anni fa non avrei mai pensato, non avrei mai immaginato di quello che sarei potuto diventare. Cerco di essere un esempio per loro, perché i giovani hanno bisogno di un esempio in positivo. Da parte loro, le autorità pubbliche hanno preso una decisione simbolica. Le vele di Scampia, quegli edifici che hanno rappresentato per decenni un emblema del potere della camorra, saranno demolite. Tutte, tranne una. Fare memoria di quello che è stato anche di brutto, come è rimasta in piedi Auschwitz, la memoria va utilizzata, è importante. Imparando dal passato negativo si cerca di fare bene il positivo, il presente. Napoli ha una storia a sua immagine e somiglianza. Caotica, ma affascinante. Attraente, ma allo stesso tempo spaventosa. Questa atmosfera misteriosa e piena di contrasti è ora alla base del suo successo. Ma nei vicoli lo spirito della camorra non è completamente scomparso. Ed è molto difficile prevedere se Napoli, l'indomabile, sarà mai in grado di liberarsi di questa eredità. La sera del 23 settembre 1985, due killer di camorra
aspettano Giancarlo Siani, giornalista precario del Mattino sotto casa, e lo uccidono. Giancarlo aveva avuto il coraggio di raccontare le dinamiche conflittuali che si erano create tra le varie famiglie mafiose. Tra premi vinti e nomination è il film di Marco Risi che racconta la storia di Giancarlo Siani, interpretato da grande Libero De Rienzo con tantissimi altri grandi attori, ne cito alcuni: Valentina Lodovini, Ennio Fantastichini, Michele Riondino, Ernesto Maillet, Massimiliano Gallo. È il film che spiega una differenza sostanziale, quella che c'è tra i giornalisti e i giornalisti impiegati. Buona visione.